Buonasera a tutti, benvenuti qui al grande concerto. Un altro applauso, via! Al grande concerto che corona il passaggio da Bologna dei marciatori della marcia per la pace e la non violenza. Sono Simone Sciacquone dell'Associazione Culturale Giocari, sono stata delegata dal coordinamento di Bologna della marcia per accogliervi e guidarvi attraverso tutto quello che succederà qui, in questo palco, questa sera. Sono davvero contenta che siate qui in tanti, è importante che ci siate, che abbiate raccolto l'appello lanciato dal coordinamento della marcia della nostra città, perché la marcia mondiale è un atto concreto di richiamo ai potenti della terra, lanciato da ogni singola città del globo, per richiamare la loro attenzione sull'urgenza dell'apertura di sentieri che portino davvero all'affermazione di politiche di pace e di non violenza. La marcia, come sapete, è stata lanciata nel 2008 in occasione del simposio del Centro Mondiale di Studi Umanistici in Argentina. Poi è partita davvero, questo sogno si è concretizzato il 2 ottobre, è partita da Nuova Zelanda, una data scelta non a caso, ma come data simbolo, perché è l'anniversario della nascita di Gandhi. Dal 2 ottobre la marcia ha già percorso un terzo dei 160.000 chilometri che la marcia percorrerà fino alla fine. Questa marcia è davvero un evento straordinario, ragazzi, perché è la prima volta che contemporaneamente siamo coinvolti in un progetto che parla di pace e di non violenza a 6 continenti, 99 paesi, 300 città, in cui si svolgeranno eventi come questo qui di Bologna, da oggi fino al 2 di gennaio 2010, quando la marcia si concluderà sul monte Aconcagua, piede del monte Aconcagua a Punta de Vaca in Argentina. Parallelamente alla marcia, in centinaia di città ci sono stati forum, festival, conferenze che hanno richiamato la coscienza della gente sull'urgenza dell'attuazione di comportamenti e soprattutto di pratiche di pace, di non violenza a tutti i livelli, a livello più privato di ciascuno di noi, fino a livello politico e istituzionale. Ebbene, a Bologna il 2 ottobre, quando è partita la marcia, si è inaugurato un mese intero dedicato alla pace, alla non violenza, con il cartellone provinciale di segnali di pace, e qui dobbiamo ringraziare la provincia e la presidente Beatrice Draghetti che ha sostenuto la manifestazione di oggi e domani accoglierà in Palazzo Malvezzi i marciatori. Ma credo che prima di dare spazio alla musica sia assolutamente doveroso ricordare che questa marcia per la pace e la non violenza vuole tenere d'essere cosciente di tutti noi sulla possibilità concreta che speriamo di scongiurare sul conflitto nucleare e sul tema della corsa agli armamenti e della violenta occupazione militare dei territori. E qui serviamo tutti, perché siamo tutti chiamati a mobilitarci sul serio, qui a Bologna come in tutto il resto del mondo, per gettare le basi di un mondo senza guerre. Infatti il mondo senza guerre è anche il nome dell'organismo fondamentale del movimento umanista che ha organizzato la marcia mondiale della pace. Sono arrivate tantissime adesioni da associazioni, politici, singoli cittadini, e la marcia non è assolutamente solo un gesto di protesta, non è solo contro lo stato esistente delle cose, ma vuole essere una mobilitazione propositiva. E qui il coordinamento mi ha chiesto di leggere le proposte concrete della marcia mondiale per evitare la catastrofe nucleare.
e per superare la violenza. La marcia chiede oggi, subito, il disarmo nucleare a livello mondiale, il ritiro immediato delle truppe di invasione dei territori occupati, la riduzione progressiva e proporzionale delle armi convenzionali, la firma di trattati di non aggressione tra paesi e la rinuncia dei governi a utilizzare le guerre come metodo di risoluzione dei conflitti. Vi rimando a www.marciamondiale.org e a www.mondosenzaguerre.org. E noi speriamo che anche la marcia di oggi, la manifestazione di oggi, serva a creare un mondo diverso, una nuova società aperta, vestita, in cui ognuno di noi possa sentirsi a casa propria, cittadini del mondo, cittadini di una nazione umana e universale. E adesso lasciamo lo spazio a quello che voi siete venuti qui ad ascoltare. È venuto il momento per me, grandissimo, un onore, di presentarvi dei grandissimi artisti, artisti che hanno immediatamente sposato le cause della marcia per la pace non appena è stata proposta. Non hanno bisogno di molte presentazioni, mi basterà dirvi che sono nati come gruppo nel 1991, come gruppo folk irlandese innamorato di questa musica assolutamente trascinante, ma da sempre rivendicano che la loro musica e il loro gruppo è un gruppo meticcio fatto di Irlanda e fatto di Emilia. È musica che fa saltare, ballare, divertire, ma soprattutto musica che fa pensare, musica per eccellenza, resistente, ispirata per statuto alla lotta di resistenza. È uscito il loro 11° capitolo discografico Onda Libera ed è uscita una compilation dal profondo. Sono con noi, facciamo un grande